I sei generali furono evocati per la prima volta da Napoleone, quindi evocano una grande battaglia per vincere una grande guerra e noi stiamo cercando di vincere la grande guerra per sostenere i pescatori all'interno del Mediterraneo, una guerra che è basata su opportunità che vengono dalla Blue Economy, opportunità che vengono dal PNRR, dal nuovo fondo FEAMPA, che insieme possono consegnare ai nostri pescatori un'opportunità di volano economico importantissimo. Uno dei tanti problemi che ci siamo posti era quello del rinnovo del comparto flotta, che è troppo anziano, troppo vecchio, e quindi per aggredire il PNRR, per andare in quel discorso proprio di Blue Economy, deve passare assolutamente per un rinnovo strutturale della flotta. Quindi dare un'opportunità ai nostri pescatori di rinnovarsi nella flotta, di rinnovare le opportunità e anche green sulla flotta stessa. Allora, anche un passaggio su quello che è stato l'ultimo anno e mezzo di pandemia, quanto ha inciso nel settore, quanto oggi queste criticità possono diventare, sotto una prospettiva diversa, delle opportunità di cambiamento. Questo anno e mezzo di pandemia ci ha insegnato tantissimo, ci ha portato a vedere con gli occhi e con le mani quello che può fare il comparto agroalimentare, un comparto che ha sempre lavorato, non si è mai fermato, ma che purtroppo deve fare i conti ancora con quello che sarà il futuro prossimo. Sembra che non si sia mai fermato, sembra che anche il sistema pesca non abbia detto stop, ma in effetti chiudendo l'Horeca, con un grande momento di chiusura dell'Horeca, tutti i pescatori sono andati in sofferenza, specialmente quelli che vendono alla piccola distribuzione e alla ristorazione. Il prodotto che noi trovavamo forse era un prodotto che arrivava più dalla grande distribuzione, quindi da quello che non era solo il prodotto fresco dei nostri pescatori, ma era un prodotto anche di import che facciamo normalmente. Il nostro piccolo pescatore, la nostra barca di riferimento, a giorni tornava sulle banchine e quelle banchine eternamente vuote segnavano quel mancato guadagno, segnavano quella mancata opportunità. Tanto è vero che noi abbiamo messo in atto un'app che si chiama InfoPesca, dove attraverso quest'app noi potevamo far interagire i pescatori con le famiglie di che volevano acquisire il prodotto. Anche gli stessi pescatori si sono attrezzati tramite gruppi WhatsApp per poter portare poi il prodotto fresco, ma dobbiamo ancora fare i conti con quello che sarà domani, che domani sapremo i danni che abbiamo avuto da quello che è stato l'effetto pandemico. Ci sono le misure di sostegno, la 133 del FEAMP, ci sono altre misure, ma purtroppo al momento sono ancora incapaci di dare delle risposte.